Ciao 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 ragazzi, io sono il vostro Omega e quest'oggi vi do il benvenuto in un nuovissimo video di GTA 5 per i PC. Ormai insomma sapete che ogni giorno portiamo una mod diversa, però volevo cambiare insomma con i supereroi, però con i supereroi insomma riprenderemo domani o dopodomani penso. Allora, forse molti di voi conoscono questo personaggio, però ragazzi, indovinate qual è questo personaggio? Non è un supereroe, lo riconoscete? Beh, se non lo riconoscete ragazzi, lasciate che io vi dia un piccolissimo aiuto. Non è un supereroe, però è un gioco che è stato veramente, veramente bello su PS3, che insomma mi ha appassionato moltissimo. Ragazzi, se insomma non riuscite a capirlo, adesso ve lo faccio capire io. Benissimo, guardate che cosa succede se io vado qui, vicino a un semaforo. Anzi, andiamo a un semaforo più grande, esattamente, questo qui. Beh ragazzi, se non capite adesso, beh, non so proprio cosa dirvi, insomma. Se vado a questo semaforo qua e faccio così, guardate che succede, è diventato verde all'improvviso. E guardate le macchine come vanno, è sempre verde, quindi ovviamente le macchine non si fermano, il rosso non esiste, le macchine continuano a camminare. Qual è, diciamo, quell'uomo che è in grado di hackerare i sistemi informatici? Beh ragazzi, sì, sto parlando proprio di lui, sto parlando esattamente di Watch Dogs, che praticamente sapete tutti che è un gioco che si basa sull'informatica, in grado di hackerare praticamente ogni cosa. Ecco, qui intanto è svenuto un palo, benissimo. E appunto ragazzi, le abilità del nostro fantastico Aiden, indovinate quali sono? Oddio, ho preso un palo nel bel mezzo del... Beh, il nostro amico c'ha tante abilità, tipo guardate qui, qui c'è un idrante, guardate che succede se lo hackero, esplode. Poi tipo, sono quasi morta, però vabbè, però è una figata assurda ragazzi, e facciamoci un volo. Quindi, per chi insomma ha giocato ragazzi a Watch Dogs, o insomma ve lo dico io, sappiate che lui è una specie di hacker. E quindi gli hacker sapete che hackerano tutto. Però ragazzi, questo tipo di hacker hackera veramente tutto. Ovviamente l'unica cosa che non possiamo hackerare sono le persone. Ma guardate che succede se hackero il telefono di questo. Cioè tipo, non so se, questo ancora non l'ho capito, se è svenuto o cosa. Però vedete ragazzi, da un telefono abbiamo hackerato praticamente tutto. Possiamo hackerare gli idranti, possiamo hackerare anche i semafori, tipo vedete, renderli sempre rossi o renderli sempre verdi. Tipo vedete, adesso faccio di nuovo la stessa cosa. Esatto, abbiamo praticamente chiuso un cancello. Quindi possiamo fare praticamente tutto ciò che è legato all'informatica. Guardate che succede se... Aia. Potevi anche evitare di investirmi. Ma ragazzi, che succede se hackeriamo tipo una macchina? Guardate un po'. Magari te stai ferma, te riesco ad hackerare la vita. Guardate, sono spawnati praticamente i pali. Eh sì ragazzi, perché in Los Santos esistono, diciamo, questi pali che non permettono il traffico delle macchine. Pensate che figata è mai questa. Ovviamente ragazzi, il nostro telefono si sta scaricando, quindi facciamo l'ultima mod. È partito praticamente l'allarme. Quindi mo praticamente le macchine, diciamo che gli parte l'allarme così a caso, perché tutto quello che si può hackerare con il telefono ragazzi ha un suo potere. Insomma, basta andare in giro per Los Santos così, insomma, a cercare qualcosa che si possa hackerare, che sia una macchina, che sia un cartello stradale, che sia un semaforo, che sia qualsiasi tipo di cosa. Insomma, tutto si può hackerare. E vedete, è una figata pazzesca. Per chi ragazzi ha giocato a Watch Dogs, io insomma, vedete qui abbiamo hackerato i pali. Guardate che succede se hackeriamo i pali e mettiamo il semaforo verde. Oddio, io scappo, porca miseria, qua è brutto. Eh no, li ho già bloccati. Ecco, questo era quello che volevo ottenere. Praticamente non riesce a passare più nessuno. I semafori verdi non riesce a passare più nessuno. Beh dai, adesso mi dispiace un po' però. E poi qui potete capire che iniziano le peggio gangstate tra le persone. Ecco, creiamo questa macchina. E parte anche qui ragazzi il sano e ignorante allarme. Perfetto. Se facciamo avvicinare delle persone, guardate che succede all'idrante. È spettacolare che esplode. Oddio ragazzi, ho ucciso praticamente un poliziotto creando un idrante. Non ci credo. Sì, comunque ragazzi, è epica come mod. Poi tipo anche la skin è molto bella, tipo delle armi, no? Che praticamente hanno modificato la, diciamo, la visual, se vogliamo chiamarla così, delle armi. Poi vabbè, qui possiamo sparare, possiamo fare cose normali. Questo non avevo mai provato, vediamo che succede se hackerò qui. 2, 3, oh, esplode praticamente. Oh ragazzi, hackeriamo l'autobus. Vieni qua, vieni. Oddio, guardatelo ragazzi, guardatelo. Poi hackeriamo per terra e rendiamo sempre verde. Così guardate la gente, boom. Le macchine arrivano e praticamente esplode tutto. Cioè, vabbè, qui non c'erano tantissime macchine. Però ragazzi, potete immaginare quanto sia figo. Che cazzo. Oh, io sono Aiden, non me puoi far culo. Capito? Devi morire, mor bastardo. Tipo, mi ricordo che c'erano le cabine esplefoniche. C'erano le cabine telefoniche che esplodevano. Oddio, qui adesso scatta di nuovo, ragazzi. Ma perché tutti c'erano? Oh, mi ha levato il cappello sta tipa. Oh, murtacci tu. Oh, scappa. Scappa, attacci vostra. Oh, queste ci hanno con me.
Maledizione. Adesso, adesso vi faccio vedere io cosa le combino. Sali su sta macchina un po'. Anche dal semaforo, dai. Mi hanno sparato, ragazzi. Insomma, ragazzi, a parte il fake che ho fatto, comunque, come vedete, è veramente fighissima come mod. Cioè, andare in giro a hackerare le cose. Adesso vediamo se riesco ad hackerare questi così. Ecco, guardate. Guardate adesso che succede quando passa la quando passa sto tipo, ragazzi. Non perdetevelo. Epico, ragazzi. È epico, porca miseria. Però è sopravvissuto. Amore, ti uccido io, dai. Tutte le cose elettroniche si possono hackerare. Allora, quindi qui conviene fare così come vi ho detto io. Praticamente qui abbiamo il telefono. Ecco, è sua. Allora, hackeriamo prima per te. Però devo hackerare una strada grande, ragazzi, dove tipo c'è traffico. Ecco, questa si potrebbe hackerare, ad esempio. Hackeriamo il semaforo. E ora hackeriamo qui sopra. Guardate adesso le macchine come arrivano, ragazzi. Sempre verde. Adesso non perdetevi queste. Guardate questa. Guarda come va spedito. Boom. Ma lo stesso lui, boom, tutti morti. È una figata assurda. Qui che succede, sacro, qui? Vabbè, penso che esploda anche. Penso che questi esplodano anche. E infatti dice explode, oddio. Però è bellissima, ragazzi, come mod, è da ammettere. E poi loro mi prendono avanti. Senti, va bene che io hackerò la roba col telefono, però insomma, ragazzi, questa dovrebbe essere la mia mod preferita, dato che io hackerò il mondo. Sto scherzando. Però comunque è bella come mod, ragazzi. Io vi invito, insomma, a installarla. Poi voi direte, Omega, sì, tu ci stai a portare le mod, però noi ancora non capiamo come si installa. Ragazzi, anche se non arriviamo a 450 like al video di Iron Man, tranquilli che ve le porto. Hackeremo anche qui, visto che stiamo. Ecco, tipo adesso non si può proprio passare. Aia, aspettate, ora cerco di farlo anche qui, se c'è. Penso che dovrebbe stare anche qui, esatto. Perfetto. Quindi abbiamo creato 1, 2 e adesso manca l'ultimo. Però abbiamo il telefono scarico. Non so se ce la fa. No, non ce la fa. Tanto poi qui cerchiamo di, insomma. Oh, questo me stai a guardare male. Oddio, ho fatto un lisciazzo. Me stai a guardare male. Me stai a guardare male. Te spacco. Te spacco de botte. Te spacco. Amore. Oddio, non le palle. Gliel'ho data. Ok, il telefono si è ripreso. Proviamo. Perfetto. Ragazzi, come vedete, tutto è alzato. Palo dopo palo dopo palo. Quindi è una strada praticamente intrafficata. Quindi voi adesso pensate quando... Ok, penso che abbia detto che il telefono sia scarico o una roba del genere, insomma. Capisco il turco irlandese. Comunque penso abbia detto quello. Quella si deve praticamente ricaricare il telefono. Perché, ragazzi, anche il telefono ha una carica. Questi intanto continuano a investirmi, perché forse hanno capito che sono stato io. Quello ho fatto bene, bandana fatta bene. E anche penso i vestiti, comunque. Penso che comunque l'abito non importi, perché basta vestirsi di nero e insomma riusciamo a essere Aiden, che sarebbe il protagonista del gioco di Watch Dogs. Comunque Watch Dogs è un gioco veramente assurdo, ragazzi, che è in grado di hackerare veramente il mondo. Aspetta, creiamo il semaforo un'altra volta. Vediamo che succede. Ah no, mo gliel'ho tolti. Porca miseria, no. Allora io devi riacchierare un'altra volta. Ma non so se si può rifare. Non so se deve caricare ancora. Mi sa che il telefono è andato praticamente offline. Perché, boh, tipo non, lo vedo, non me lo vede più. 90, arriva al 100%, dai. E qui adesso, ragazzi, potete capire come, insomma, non si capisca veramente più niente. Perché la gente tenta di passare. Io gli ho bloccato praticamente tutti i passaggi. Quindi pensate voi, insomma, come la gente farà a passare. Max, se ti hackero il telefono, fra... Gli esplode il telefono. Porca miseria, ragazzi, è una figata assurda. Ovviamente sapete che succede. Io prendo il volo se vado vicino agli idranti. Beh, dai, comunque, ragazzi, tutto sommato è una mod carina. Cioè, in grado di poter hackerare le cose. Una mod diversa rispetto a quella di superiori che abbiamo visto finora. Carinissima come mod, ragazzi. Io, insomma, consiglio di installarvela. Poi magari vi porto il tutorial e faccio sapere meglio come funziona. Tanto il link li avete, i download in descrizione. Quando volete, insomma, ve li installate. Guardate questo che fine fa adesso. 1, 2, 3, via. Volare. Oddio, dove cazzo è arrivato? Oh, quello mi sta a scappare, ragazzi. No, tu non scappi. Vieni qua, vieni qua, vieni qua. Perché non la supercorsa come nella PS3, porca miseria. Così siamo sicuri che l'abbiamo ucciso. Ma estremi, estremi rimedi. Beh, che altro possiamo creare, ragazzi? Alla fine non penso possiamo creare le luci e spegnere le luci. Però, ecco, qui che c'è un altro semaforo. Boom. Però è epica anche la punta. Oddio, guardate quella macchina. Dove cazzo uscite? O non mi vestite per farlo un'altra volta. Beh, ragazzi, insomma, per questo video è tutto. Per la, insomma, mod di Watch Dogs del nostro carissimo Aiden è tutto. Insomma, io comunque spero vi sia piaciuta, perché è una mod, insomma, fatta abbastanza bene. È abbastanza ricreata, in grado di poter comunque hackerare le cose elettroniche, fare esplodere i telefoni, eccetera eccetera. Quindi, se questo videozzo, ragazzi, vi è piaciuto, vi invito a lasciare un bellissimo like per questo video, per il supporto, così portiamo altre bellissime mod come queste. E insomma, voi ditemi magari se avete esigenze particolari. Adesso volete vedere una mod di Dragon Ball, una mod di Star Wars, una mod sulle macchine, una mod sulle armi, non lo so, quello che volete. Insomma, scrivetemi nei commenti se volete una mod particolare. Beh, ragazzi, detto questo, io, insomma, adesso vi lascio. Continuo ad hackerare allo Santos. E beh, ragazzi, insomma,
ci becchiamo tutti al prossimo video. Mi raccomando, non fate anche voi così, sennò poi si sgriccia il mondo. Ragazzi, beh ragazzi, ci sentiamo al prossimo video. Ciao.